La protesi peniena è un dispositivo medico che risolve in modo definitivo il problema del deficit erettile. Quello che noi stressiamo molto come concetto è che il deficit erettile ha vari step, di terapia. La differenza fondamentale tra la terapia farmacologica è che una terapia on demand è una terapia che non cura il problema, mentre la terapia chirurgica è una terapia definitiva, è una terapia che risolve completamente il problema del deficit erettile. La protesi è costituita fondamentalmente da due cilindri che vengono alimentati da un meccanismo che viene posizionato all'interno della borsa scrotale, è un meccanismo attivatore che permette a della soluzione fisiologica di passare da un serbatoio contenuto nello spazio paravescicale, che è uno spazio virtuale, lo spazio di Retzius. Questo liquido arriva dentro i cilindri, gonfia i cilindri e permette al pene di andare in erezione. Una volta che il paziente ha consumato il suo rapporto sessuale, basta di nuovo azionare un piccolo pulsante a livello del dispositivo attivatore e disattivatore, in questo caso nella borsa scrotale, e il liquido refluisce all'interno del serbatoio, mandando il pene in flaccidità. La tecnica che utilizziamo è una tecnica mini-invasiva, una tecnica che permette in un tempo veramente esiguo, circa 15 minuti, di impiantare il device protesico. Questo tempo limitato e questi passaggi tecnici molto molto codificati che abbiamo messo a punto negli Stati Uniti grazie alla collaborazione con il professor Perito permettono di ridurre tecnicamente i tempi di impianto, di ridurre quindi i rischi dell'impianto, che sono dei rischi di natura infettiva. Qualsiasi tipo di materiale protesico può avere come complicanza l'infezione del device protesico e ci permette di impiantare i cilindri, il serbatoio e la pompa in un modo esteticamente perfetto, senza far notare nulla esteticamente o esternamente a chi osserva il paziente. Quindi il paziente avrà un dispositivo completamente occultato. Effettuare una procedura nel nostro centro dà tanti benefit, innanzitutto quello di arrivare in una struttura codificata per questo tipo di intervento chirurgico. Abbiamo un personale dedicato, abbiamo degli strumentisti dedicati, degli infermieri di sala operatoria dedicati. Facciamo alti volumi di questo tipo di chirurgia e quindi, avendo un'esperienza consolidata nel tempo, riusciamo a ridurre i tempi intraoperatori e ridurre anche i rischi di infezione. Beh, i pazienti dovrebbero scegliere il nostro centro perché appunto siamo un centro ad alto volume di impianti di protesi, abbiamo una casistica che nessuno ha in Europa e soprattutto, oltre ad essere ben codificati, essere gli unici ad effettuare l'impianto mini-invasivo codificato da perito a livello europeo ed essere uno dei pochi centri internazionali che effettua questo tipo di approccio chirurgico, siamo in grado di gestire anche delle eventuali complicanze. Ovviamente il nostro percorso parte da un approccio penoscrotale, abbiamo fatto talmente tanta chirurgia dei genitali che sappiamo come trattare qualsiasi tipo di complicanza. Credo che questo sia il segreto. Il segreto è quello di avere una conoscenza minuziosa dell'anatomia dei genitali maschili. Il nostro centro è un centro urologico, facciamo una urologia funzionale, non è una andrologia. L'andrologo è più un clinico, un medico, noi siamo degli urologi funzionali, abbiamo una conoscenza vastissima dell'anatomia dei genitali maschili che ci permette di poter gestire qualsiasi tipo di
complicanza che può subentrare a livello intraoperatorio o anche nel decorso post-operatorio.